Perché si inoltra nell'Alto Mugello, una volta lasciato Borgo San Lorenzo e superati gli impegnativi tornanti del Passo della Colla, si offre la grandiosa visione di boschi e colline a perdita d'occhio che degradano verso la Romagna. Superato il passo, dopo alcuni chilometri si intravede in fondo a una valle, come una perla incastonata tra le rocce, quello che è stato definito fin dal 1991 dalla rivista Airone e dalla CEE come villaggio ideale d'Italia, cioè Palazzuolo sul Seno. Abitato fin dall'età del bronzo, ha conosciuto insediamenti etruschi, romani e longobardi ed è entrato a far parte della Repubblica Fiorentina fin dal 1362. Il trecentesco Palazzo dei Capitani del Popolo, con la facciata adorna di stemmi di antiche famiglie, è carico di storia. Ricordiamo che esso ha ospitato nel lontano 1506 il Papa guerriero Giulio II della Rovere, insieme a Niccolò Machiavelli, allora segretario della Repubblica Fiorentina. Oggi è sede di due interessanti musei. Quello delle gente di montagna, che raccoglie circa 800 oggetti e manufatti di uso comune a testimonianza della vita quotidiana del secolo scorso. All'ultimo piano del palazzo si trova il museo archeologico, ricco di testimonianze che vanno dall'età del bronzo fino al Rinascimento. Le stradine di pietra, i portici, i severi archi medievali ingentiliti da fiori che ornano ogni finestra danno un tocco di accoglienza e di quiete molto apprezzati da chi rifugge il turismo di massa. In questo lembo di terra che la storia ha voluto consacrare come Romagna Toscana, perché a livello di tradizioni e di dialetto comunque si rimane legati a quelle che sono le tradizioni romagnole. Ma come giurisdizione, diciamo, a livello anche di personalità, le persone di Palazzuolo si sentono più toscane. Oggi questo estremo lembo di Toscana, al confine con la Romagna, conta poco più di 1000 abitanti e vive principalmente di turismo e di attività artigianali. Palazzuolo è un comune immerso nel verde, che è solcato da un fiume che ha origine su nel nostro Appennino e poi sfocia nel mare Adriatico, quindi diciamo il nostro crinale divide un po' quelle che sono le tradizioni romagnole da quelle che sono le tradizioni dell'immediata Toscana. Il borgo, che dista 80 km da Bologna e 63 da Firenze, conosce durante tutto l'anno una vivace attività culturale che contribuisce ad attrarre, specialmente durante la stagione estiva, numerosi turisti provenienti sia dalla Romagna che dalla Toscana. A fine giugno 2010 il Florence Dance Company, una compagnia di danza di altissima scuola diretta da Achite Ferrone, ha animato le serate palazzesi con uno spettacolo in anteprima che sarà portato ufficialmente al Museo del Bargello di Firenze il prossimo 12 luglio 2010. Palazzuolo sul Senio è un comune che vive molto la sua estate. E da giugno a settembre sono in programma moltissime iniziative culturali, a partire dal Mugello Dance Experience che promuoviamo da circa 3 anni. È un'iniziativa che sta crescendo assieme al Florence Dance Center e è un'iniziativa che riesce a raccogliere tutte le personalità della disciplina della danza della provincia di Firenze. Ci sono poi altre iniziative culturali come le feste medievali che hanno luogo nel mese di luglio per 2 fine settimana. Abbiamo l'Orchestra Regionale Toscana fino ad arrivare a settembre, che poi è periodo di sagre, per cui
diciamo, il paese si veste di un'altra tipologia di eventi che è più folcloristica e popolare. Ed è proprio durante la permanenza della compagnia a Palazzuolo che abbiamo incontrato la direttrice Marga Nativo, che non nasconde la sua ammirazione per questo angolo di Toscana. Noi che facciamo la danza da tantissimi anni, dopo essere venuti qui in questo posto meraviglioso, abbiamo deciso, in questo borgo medievale bellissimo, di iniziare questa esperienza, perché noi promuoviamo la danza a tutti i livelli per i giovani, sia ballerini che coreografi, e questo ci è sembrato veramente un posto non solo bellissimo come natura, ma proprio dove si poteva veramente investire per questi ragazzi che hanno sempre bisogno di spazi nuovi e di nuove esperienze per la danza a tutti i livelli, quindi con stage, con spettacoli dove giovani coreografi possono fare le loro coreografie. Il connubio tra eventi ed armonia che si può ritrovare con la natura fa di Palazzuolo uno scrigno prezioso del Mugello. Ed ecco tre buoni motivi per visitare questo piccolo borgo antico. L'armonia, la natura e il vivere quello che si dice slow.